territorio. Questi siamo in un complesso molto famoso che è della mega villa del senatore. Ma in realtà questa attribuzione non è confortata da dati obiettivi. Noi prendiamo invece atto di una villa di grandissime dimensioni, di grande ricercatezza anche architettonica, completata da questa piscina che trova un precedente qui a Formia, un analogo esemplare negli anni 20. Qui materiali sono stati poi. Ah, qui torno tirava sì un se ne vede proprio l'attacco della porta. Che è un patrimonio del Mediterraneo, che noi vogliamo proporre al Mediterraneo per rilanciare l'economia di questo territorio. È fattibilissimo, è possibilissimo, ci vuole un po' d'amore, un po' di dedizione, ci vuole la capacità di recuperare risorse economiche, però in questo caso io penso che sia fondamentale, ripeto, perché questo è l'unico modo che abbiamo perché anche, oltre che riappropriarci del nostro patrimonio, per creare lavori veri che si possono basare su questo rilancio della vocazione. Presidente, il sindaco di Formia, Gianni Sturri, è stato costretto per certi versi a prendere carta e penna, a scrivere alla data attuale, a chiedere gli atti sulla variante piano regolatore della porta di Greta, che sarebbe addirittura la delocalizzazione proprio vicino a qui, in spiaggia di Riccio, del Copica Pedroni. Sandro Martumè non l'ha scritto, però per certi versi lo si vince dalla lettera. La regione deve e può fare tanto per fare chiarezza, e soprattutto trasparenza a favore di queste comunità, non solo di Greta, ma dell'intero mondo. Sono qui proprio a sostenere un'idea di modello di sviluppo che va in questa direzione, quindi ovviamente chiamerà Pasquale Numanti, chiederà il conto al presidente della torta. Ma non c'è dubbio, guardi, io devo dire sempre ad onor del vero che il lavoro che si sta facendo è un lavoro anche delle autorità portuali di sostegno di un'economia. Penso che se poi ci sono delle esigenze del territorio da far rispettare, ovviamente faremo di tutto perché vengano rispettate, su questo non c'è ombra di dubbio. A Formia un'altra questione si è sbloccata grazie al suo interessamento, la revoca di questo decreto del 6 di dicembre che prevedeva una riconversione di questo centro professionale, l'ha detto chiaramente anche al nuovo manager di Latina, è una struttura fondamentale perché il dono svizzero che sede di idea di primo livello continua a funzionare. Però lei l'ha detto, questa è una realtà sotto aspetto sociale e generosa per la donna svizzera. Ma guardi, guardi che... Allora, la sanità del Lazio da nove anni, nessuno se lo dimentichi, è sotto commissariamento. Cioè noi dobbiamo ricordare ai cittadini e a noi stessi che da 9 anni il Lazio è a sovranità limitata, cioè non decide della sua sanità, perché ogni 3 mesi noi dobbiamo andare dal governo e rendere conto, a cominciare dal sottoscritto, del piano di rientro. Se un esame non passa, il governo chiude i rubinetti, non arriva più un centesimo e salta tutto. Questo noi ce lo dobbiamo mettere in testa perché è la pura verità. Ora noi abbiamo scelto però una strada chiara, quella di far tornare i conti, però innovando e cambiando. Io vengo stamattina da Pontecorvo, dove nel 2010 aveva chiuso l'ospedale, abbiamo aperto la nuova Casa della Salute, che non è un piccolo ospedale, è un modo di produrre una sanità diversa. 10 giorni fa ero stato a Sezze e quindi abbiamo cominciato a ricostruire un nuovo modello di difesa del diritto alla salute, partendo non a caso dalla provincia di Latina e dalla provincia di Frosinone, perché nell'applicazione del modello del piano di rientro si era seguita a mio giudizio una strada sbagliata, che era quella delle macro aree, che aveva una filosofia difendere il centro a scapito delle province. Noi abbiamo invertito questa rotta, investiremo sulla sanità della provincia, tutta la provincia di Latina, continueremo con questa attenzione. Tutti dobbiamo sapere che è una partita durissima, perché se non rientriamo del disavanzo sanitario, anche sempre per raccontare la verità, noi dobbiamo sapere che non abbiamo un centesimo per gli investimenti sulle infrastrutture, perché ogni anno, ancora dopo 9 anni, incredibilmente ci è un disavanzo che si aggira intorno ai 600 milioni di euro. E quando vediamo le aziende che chiudono, le tante vertenze che ci sono anche qui, non dobbiamo dimenticarci che uno dei motivi
è che investire oggi in Lombardia o in Toscana per un imprenditore costa molto di meno che non investire nel Lazio, o assumere un operaio, un lavoratore del Lazio costa molto di più che non farlo in Toscana e in Lombardia. Quindi io sono le istituzioni che stanno insieme, io credo che Zingaretti sarebbe stato anche con la Tosina, poi il fatto che si ci conosca da tantissimi anni sicuramente aiuta i nostri rapporti, ma quello che più mi sembra essere in sinergia è il progetto. Voi sapete che io è dal 93 che insisto sulla rivalutazione archeologica di questa città, penso di essermi battuto molto affinché questo avvenisse. Formia ha completamente invertito la sua rotta. Nel 93 era una città in cui si cercava esclusivamente di sviluppare un'edilizia selvaggia sfruttando la rendita che i terreni ti potevano dare. Oggi è una città che ha un'attenzione condivisa, credo ormai, dal 100% della popolazione su questo immenso patrimonio. E voglio dire che, siccome ho parlato col presidente Zingaretti del bellissimo incontro che abbiamo avuto col professor Carandini, insieme ci faremo carico di parlarne con il ministro Franceschini, perché in questi anni noi vogliamo riportare la Villa di Cicerone all'interno di un progetto di valorizzazione pubblica di quest'area. Questo è l'impegno più grande che poi mi fa capire che Zingaretti sta con Sandro Bartolomeo. Sandro, le garanzie del Presidente sulla questione del pontile Petroni, tu hai scritto, adesso attenderai naturalmente una risposta secondo i termini di legge, rassicurato dalle parole delle dichiarazioni del Presidente. Ma certo, perché il discorso che ha fatto il Presidente Zingaretti non potrebbe entrare in contraddizione con quanto si vorrebbe fare, cioè costruire al centro di questo golfo un pontile dove far attaccare grandi navi petroliere è il contrario dello sviluppo turistico. Quindi, ma questo non serve solo a Formia, serve anche a Gaeta, serve allo sviluppo di questa parte meridionale del Lazio, quindi tutti insieme per evitare questi scempi.